Bentrovati a tutti, grazie di essere qui, questo è un luogo magico, siamo in diretta e abbiamo voglia di comunicare a tutti quelli che ci vedono anche da lontano la bellezza di cui siamo avvolti questa sera in questo luogo davvero incantato, dove il tempo ha tracciato linee di storia millenare e dove noi questa sera cercheremo davvero di portare i colori di un'isola attraverso questo evento che Isili ha saputo far nascere diverso tempo fa. E in questa occasione, dove tanto si parla di rinascita e di ripartenza, non poteva che essere Vestiris et Prendas l'appuntamento ideale per dare davvero il bentornato alla vita e alla normalità da parte di tutti noi. L'applauso è per Isili. Grazie di essere qui questa sera. Alle mie spalle, davvero uno scenario che di meglio non potevamo davvero avere per un incontro così suggestivo, dove la Sardegna si racconterà attraverso le espressioni che hanno deciso di accettare il nostro invito e che arrivano da ogni dove di questa terra che ha saputo conservare nel tempo le tradizioni, la cultura, la lingua, i colori. Nei gioielli ha saputo dettare davvero il bello che c'è dentro di noi e che i nostri artigiani hanno saputo poi forgiare. E ovviamente non sarà solo una sfilata di abiti tradizionali, ci saranno certamente i gioielli, ma anche le maschere che animeranno il nostro incontro. Dicevo, alle mie spalle, questo nuraghe, questo complesso che oggi ci ospita, Isparas, risale, pensate, al XV secolo avanti Cristo e originariamente era un nuraghe monotorre di pianta circolare. Giovanni Lilliu, che ci ha dato tante informazioni su questa storia riemersa nell'ultimo secolo, ne ha descritto la bellezza per la sua singolarità, per la mirabile volta a tholos, cioè a cupola, nella sua camera centrale. E diceva Lilliu di questo monumento meraviglioso: la più vasta e armonica delle volte a tholos della Sardegna, oggi crollata nella maggior parte dei casi, che ripete da vicino il respiro ampio delle fastose e splendide volte a tholos achee peloponnesiache della seconda metà del secondo millennio avanti Cristo. Voglio darvi subito una curiosità, che la tholos della camera principale, alta quasi 12 metri, è la più elevata in tutta la Sardegna nuragica ed è seconda per quel periodo solo alla tomba di Agamennone. Questo è uno dei motivi per venire a Isili e scoprire le bellezze del territorio, ma tanti ve ne daremo stasera per apprezzare e amare ancora una volta da vicino la Sardegna. La prima occasione ve la offrono gli amici che dal tempo in qualche modo ci restituiscono la memoria di una comunità, Samugheo, con Sos Mamuzones Antigos de Samugheo. Applauso. Ecco qua uno spaccato di Sardegna, un viaggio nel tempo che ha saputo conservare la memoria. Thank you.
Surzu al centro della scena rappresenta il dio che viene immolato e Sos Mammuzones rappresentano i seguaci del dio. Sos Mammuzones Antigos de Samugeo, restate per un secondo in scena, anche perché è davvero un piacere immortalare questa immagine con uno sfondo come quello che stasera ci ospita. Ovviamente adesso loro preparano un momento per congedarsi da noi dopo averci regalato davvero questo affresco di bellezza e di memoria. Dolores Turchi afferma che nelle maschere di Samugeo sono evidenti le tracce degli antichi culti del Mediterraneo arcaico e in particolare del culto del dio Dioniso. La Turchi si spinge oltre e sostiene che il carnevale sardo è la commemorazione di Dioniso che ogni anno rinasceva a primavera come la vegetazione. E più che mai questa sera il simbolo che loro rappresentano, la forza con cui hanno davvero portato avanti un discorso ereditato dal tempo che rimette insieme le parti di un carnevale, uno dei più affascinanti dell'isola con la maschera di Samugeo, ci dà questo sentimento di rinascita, proprio così come loro tendono a simboleggiare con la loro rappresentazione. Sono pronti per guadagnarsi il loro applauso e con l'uscita veramente il nostro grazie più autentico agli amici di Samugeo. Sos Mammuzones Antigos. Grazie davvero agli amici di Samugeo e tra le ali degli amici che ci hanno raggiunto qui in questo luogo così particolare e suggestivo, ovviamente con questo suono in lontananza, continuiamo ad accompagnare col pensiero e con gratitudine gli amici di Samugeo che ci hanno regalato questo affresco in apertura, così come hanno fatto anche gli amici musicisti che hanno in serbo altre note per noi e saranno il preludio a quello che sta per accadere, perché ovviamente, come per incanto, tra poco vedremo ovviamente questa prima parte di una sfilata di costumi che portano questo abito tradizionale, questo nostro vestire che si differenzia nei vari ambiti e nelle varie comunità. Ma volevo presentarvi i nostri amici musicisti, a cominciare da Lamberto Lai all'organetto. Facciamo un applauso a Lamberto. Alzati Lamberto, così possiamo veramente apprezzarti ed applaudirti. E poi Luigi Cordeddu, anche lui all'organetto. Ecco qui. Allora, Lamberto, adesso sei inquadrato, perché mi hanno detto tu vai sempre un pochino come vuoi tu, anche se noi facciamo le prove, poi io devo sempre un pochino improvvisare. Ma mi piace salutare, perché siamo a Isili questa sera, colui che è un po' anche la memoria musicale di questa comunità. Lei si chiama Antonio di nascita, però tutti la chiamano Tonni, perché qua Antonio il diminutivo è un po' questo, no? Sì, sì, sì. Signor Pizzalis, quanti anni ha? 86 quasi. 86.
Sulittu. Quindi lei adesso ci regalerà questo momento insieme agli altri e poi vi dirò io, amici, quando partirà, perché adesso ci fanno un piccolo momento musicale e poi entriamo proprio nel vivo della sfilata. Ovviamente qua vicino a me ho un amico a cui teniamo davvero tutti, con la sua fisarmonica. Applauso per Andrea Puddu. E poi, sempre a Isili, lui ha creato questo suono che è unico, perché il suono è in realtà il frutto di ciò che lui ha creato, cioè uno strumento musicale che ci riporta i suoni dalla campagna, con questi campanacci, con questi suoni così particolari che riescono a produrre davvero un effetto particolare. L'erbecofono, erbeche da... Fono. Quindi suono... La voce dei pastori sardi, dai. La voce della campagna, del gregge, e quindi un applauso per Gianni Azzori. Un minuto di musica e poi entriamo nel vivo della sfilata. Grazie davvero per questi inserti di Sardegna. E allora andiamo davvero ad iniziare una commistione di colori, un'alternanza di appartenenze, davvero la Sardegna che si racconta attraverso le sue associazioni, questi volti che davvero hanno sempre il piacere di manifestare il bello che la storia ha conservato, ha saputo valorizzare e portare vicino a noi. Ci sarà un commento musicale a sottolineare con la musica appunto la bellezza di ciò che vedremo grazie a Marino De Rosas. Andiamo a cominciare. Applauso. Vedete avanzare lentamente e con eleganza gli amici di Abbasanta. Nei secoli passati questo centro si raccoglieva a schiera intorno alle due chiese di Santa Caterina e Santa Amada. Nel territorio di Abbasanta si trova il nuraghe Losa. Ecco, questa immagine è bellissima perché vediamo proprio l'abito di Abbasanta e sullo sfondo Isili col suo monumento nuragico che questa sera ci accoglie. E mentre avanzano gli amici di Abbasanta, ovviamente voglio citare il nuraghe Losa, altro monumento della Sardegna archeologica visibile dalla statale 131,
un sito scavato per la prima volta nel 1898 dal Vivanetti e dal Nissardi e successivamente nel 1915 ad opera del Taramelli, che approfondì lo scavo e lo estese alle aree circostanti. E quindi un applauso per gli amici di Abbasanta. E mentre in primo piano vediamo andare via gli amici di Abbasanta, vediamo già inquadrati coloro che indossano l'abito tradizionale di Arizzo. Gli arizzesi commerciavano il legname di castagno, ciliegio, noce, rovere e anche la neve. Gran parte della neve raccolta finiva anche nelle sagre paesane, dove con aggiunta di zucchero e limone si vendeva la famosa carapigna, una sorta di sorbetto tradizionale tipico di Arizzo. E di Arizzo, ecco che vedete avanzare in questo momento dalla nostra sinistra, piano piano e lentamente, perché sono anche bambini che vanno a formare il gruppo, ci porta anche il volto e la poesia del poeta vernacolare Bacchisulis, vissuto tra il 1700 e il 1800. Ecco qui proprio l'infanzia che già indossa e si proietta in questo gioco di colori e di tradizioni. Ancora un primo piano meraviglioso di questo bambino e l'applauso per Arizzo. E vedevamo già inquadrati sullo sfondo, perché ci hanno raggiunto con più celerità, gli amici di Azzara, che a questo punto si posizionano e guadagnano davvero il nostro applauso. Un centro del Mandrolisai meta di numerosi pittori che soprattutto nella prima metà del secolo scorso hanno ritratto nelle tele i colori brillanti del costume azzarese e gli scorci suggestivi di questa località. Vedete proprio la bellezza dell'abito tradizionale. Pensate che per confezionare la gonna del costume da sposa, l'orbace bianco si immerge nell'acqua bollente in un'infusione di origheddas, l'erba che conferisce il colore rosso. E la parte importante ovviamente è anche la cuffia di cotone, a cui è accostato il bianco del satiagiola, la striscia di lino o cotone bianco lunga 2 metri e larga 30 centimetri, che viene inamidata e posta sul capo e rappresenta uno degli elementi distintivi del costume di Azzara. Un bellissimo primo piano, un bellissimo applauso. Ed è la volta del Goceano di Bono. Bono avanza e mentre vedete pian piano andar via gli amici di Azzara, vedete sostare in questo quadro in movimento queste presenze che dal Goceano portano alti davvero i sentimenti di quella che è la Valle del Tirso, che si trova nel centro nord della Sardegna tra la provincia di Nuoro e quella di Sassari. Bono è il capoluogo del Goceano ai piedi del Monte Rasu e conta circa 4.000 abitanti. Vediamo i particolari dell'abito tradizionale, dei gioielli che vanno a completare davvero la bellezza di questo momento che ci porta davvero in uno degli angoli meravigliosi della Sardegna. Bono è stata anche la patria di Giovanni Maria Angioi. Una nota sul costume: quello femminile è presente in 3 varianti, colori rosso e viola, il costume delle spose utilizzato anche per le feste, e nero, quello indossato dalle vedove. Un applauso per la compagine di Bono. Un centro del Barigadu di grande importanza è Busacchi, un'importanza storica, punto di raccordo tra le Barbagie e il Campidano, è stato capoluogo e sede di pretura, vescovato e carceri, convento. Vedete anche qui davvero una significativa rappresentanza, ed è un'associazione storica
quella che ospitiamo questa sera. Nel 1948 varca il mare per portare ad Agrigento i colori e le danze della Sardegna, a cui ovviamente appartengono. Busacchi tra l'altro conserva ancora nella quotidianità delle donne che indossano l'abito tradizionale, per cui per loro è stato facile non rievocare il passato, ma semplicemente continuare a viverlo e a rappresentarlo, grazie al lavoro degli amici del gruppo folk Busacchi, Bella Mia. Un applauso agli amici di Busacchi. Anche Cabras è rappresentata questa sera da una figura solitaria, una donna che, come vedete, è al centro della scena, un centro, Cabras, che fa parte della penisola del Sinis, nel cuore di una zona umida tra le più interessanti d'Europa. Nel suo territorio si trova anche il villaggio di San Salvatore, antico borgo in cui si celebra una festa corale e suggestiva in onore del santo, con la Corsa degli Scalzi, che accade sempre la prima domenica di settembre. Terra e mare, generosi, quelli in cui sorge Cabras, e questo volto bellissimo che in questo momento ci sembra proiettato nel tetto celeste, lo applaudiamo, e grazie davvero a Cabras. La città ci è apparsa sopra un monte metà roccia e metà case di roccia, Gerusalemme di Sardegna, così Elio Vittorini ritrae Cagliari vista dal mare al suo arrivo nell'isola. È raccontato tra l'altro nel libro Sardegna come un'infanzia. E quando si parla di questa associazione culturale, il gruppo folk quartiere Villanova, che nasce nel 1976, si parla di un progetto ampio che ha voluto ridare davvero, con una ricerca approfondita, tutti i valori legati alla cultura dell'abito tradizionale nelle sue tante varianti. La ricerca è stata senz'altro difficile, ma la validità della ricostruzione dell'abbigliamento fondata sull'acquisizione di varie parti originali dell'abito tradizionale, immagini iconografiche e racconti, ha restituito una verità storica che fa del nostro capoluogo di Sardegna, grazie a questa associazione, un centro che ha saputo ritrovare la sua memoria e la sua identità. Quindi davvero un applauso meritatissimo agli amici di Cagliari. Non potevano mancare i colori della Barbagia. Intanto continuate a vedere questo quadro meraviglioso che Cagliari ci serve, e ovviamente c'è la connotazione anche delle diverse classi sociali, dei lavori, dei mestieri, che qua magari non vediamo perché è molto più ampia. La ricerca, è, come vi dicevo, ha veramente estrapolato tante verità di una storia, ma qui al centro, a proposito di Barbagia, non potevamo non trovare l'abito tradizionale di Desulo. Applauso anche per Desulo. Ora è la volta delle donne di Desulo, scriveva Pietro Pancrazzi nel commentare un passaggio in processione. Queste donne hanno serbato tutto il loro costume e, uniche forse in Sardegna, lo indossano fin da piccine. Per esso le bimbe acquistano un buffo sussiego da comarine, mentre le adulte ne sono ringiovanite, specie per l'allegria delle cuffie, colore scarlato con guarnizioni di azzurro e di giallo. Dice il Pancrazzi: Desulo è un paesino che in Sardegna fa macchia, resta da parte come un garofano dentro un mazzo di cardi. Ed Esulo lascia la scena per fare in modo che sia a questo punto Dolianova a trovare ovviamente l'interesse di tutti i presenti. Durante il Medioevo, attorno alla chiesa di San Pantaleo, si formò l'omonimo villaggio. L'unione di questo con il vicino Sticci San Biagio ha determinato nel 1905, con regio decreto, l'atto di nascita dell'attuale Dolianova. Un capoluogo naturale del Parteol, l'antica sede di curatoria, ha sempre rivestito grande importanza per l'intera zona. I giovani che vediamo al centro della scena indossano
l'abito di questa comunità, ma indossano e rappresentano anche la passione della loro età al servizio di una storia, delle nostre danze, di un racconto che davvero ci riserva sempre bellezza e poesia. Grazie ad Oglianova. Questo camminare, lasciare sullo sfondo il nuraghe Isparas, davvero ci dà una connotazione precisa di questo evento, Vestiris e Prendas, che Mario Corongiu con la Proloco molti anni fa ebbe modo di ideare e organizzare, devo dire allargando a tutta la comunità di Isili questo sentimento e questo contagio positivo, perché tutti in quell'occasione si diedero da fare per dare vita davvero e luce a questa iniziativa che oggi ritrova il suo cammino. Così come al centro hanno modo di trovarsi gli amici di Dualchi, un piccolo centro del nord, un piccolo paese del centro-nord della Sardegna caratterizzato da suggestivi eventi tradizionali e siti archeologici. Dualchi si erge nell'altopiano basaltico di Abbasanta, nel territorio del Marghine. Questo centro è particolarmente devoto a San Leonardo Abate. E ovviamente ringraziamo anche gli amici di Dualchi che hanno risposto al nostro invito. È la volta di Genoni, questa volta non ci allontaniamo di tanto dal punto di vista delle distanze geografiche, perché Isili da Genoni ha una distanza di misura. Nel suo territorio sono situati, su un avvallamento esistente tra le pendici dell'altopiano della Giara ed il colle meridionale del colle di Santo Antine, ovviamente emergenze archeologiche che danno davvero valore e importanza al territorio di Genoni, un punto di passaggio tra il Sarcidano e l'Arta Marmilla, ha avuto una funzione storica importantissima in quanto sede di passaggio e incontro e incrocio di varie culture. Vedete i giovani e coloro che li accompagnano in questo passaggio, al quale noi vogliamo regalare un applauso. Gli amici di Genoni, laddove si festeggiano San Costantino e Sant'Elena. Gergei, città dell'olio. Nel significato del nome si leggerebbe tanta parte della storia della sua gente che da millenni abita quella parte di Sardegna, popolo che lavora la terra. Gente fieramente radicata nel territorio, ha conservato storia e cultura, soprattutto ha conservato memoria. Anche qui siamo al limite del Sarcidano dal punto di vista del territorio, tra la Tregenta e la Marmilla, un centro, Gergei, che conta 1500 abitanti circa, e poi Sant'Upredu e Santa Marta sono i nuraghi che testimoniano presenze lontane e probabilmente con la loro emergenza lasciano intendere anche la presenza di segreti sepolti nei dintorni, così come questo luogo che stasera ci ospita. Sotto di noi chissà quanta storia c'è ancora da riportare alla luce. Vedete, tanta gente accorsa stasera a Isili, in questo momento inquadrate numerose persone che hanno accolto questo invito, l'invito della ripartenza, e colgono l'occasione presente anche per salutare Gesturi, luogo che ha dato i natali a Fra Nicola il 4 agosto del 1882. Il 3 ottobre del 99 Giovanni Paolo II lo proclama beato in piazza San Pietro. Gesturi è uno dei 12 comuni compresi nell'omonima Giara, altopiano basaltico di origine vulcanica situato al confine tra la Bassa Marmilla e il Sarcidano. Si parla spesso dei cavallini della Giara e Gesturi si presenta come porta d'ingresso della Giara. Se mi permettete, io colgo l'occasione dei nostri amici per rivolgere un applauso affettuosissimo a Ignazio Erbì, che da poco ci ha lasciato. E Gesturi avanza per lasciare spazio a un'altra comunità qui rappresentata.
si parla di Ghilarza, centro dell'Alto Oristanese, che sorge su un altopiano della media Valle del Tirso. Questo paese, dalle case di pietra ferrigna, dagli orti odoranti di menta e di limoni, è ricordato negli scritti di Antonio Gramsci, che in esso trascorse la sua infanzia e chiamò come si amano le cose perdute e ingentilite dalla memoria. Chiesa romanica di San Palmerio, la Torre Aragonese e tante altre attrazioni ci invitano a Ghilarza, e l'associazione che loro rappresentano svolge un lavoro da tanti anni di grande entusiasmo e anche di profondo valore. Grazie di cuore a Ghilarza per questo invito onorato. Un viaggio in Sardegna, Vestiris e Prendas, è questo: uno sguardo sul vestiario tradizionale, sui gioielli, sulle storie, sui racconti che animano questa regione così ricca e varia. Stasera ci sono anche diversi amici che l'amministrano e dopo li saluteremo, e sicuramente si stanno compiacendo insieme a tutti gli altri del valore che hanno l'onore di poter rappresentare anche a livello istituzionale. E in questo caso con il Sulcis, quell'area Sulcis Iglesiente, è un'altra zona dove l'ospitalità davvero è un valore sempre offerto generosamente. Qui gli amici di Giba, applauso per Giba, un paese formato da due centri abitati. Giba è la frazione di Villa Rios. Caratteristica principale di Giba è senz'altro l'acqua. Il paese infatti è circondato da mare, stagni, un lago artificiale, e alle spalle della spiaggia si trova il terzo complesso palustre isolano, lo stagno di Portobotte, che è un habitat naturale di fenicotteri rosa, ironi e altre razze davvero di pregio anche da questo punto di vista. Ovviamente loro svolgono un interessante lavoro dal punto di vista culturale legato alle tradizioni. E avete visto anche questo gioiellino portato in braccio, credo, dal suo papà, che indossa l'abito proprio semplice che facevano indossare veramente a coloro che erano appena nati e che attraversavano la prima parte dell'infanzia. E poi al centro della scena, già inquadrati in questo momento, gli amici che vanno a formare una coppia di Guasila. Applauso anche per la piccola capitale del grano duro sardo. Qua siamo in Tregenta e le origini del toponimo sono incerte. La presenza umana nel territorio di Guasila è documentata già nell'età neolitica, e poi la Vergine Assunta, la patrona, che si festeggia il 15 agosto con una grande festa, i cavalli protagonisti. E qui è nato anche Giulio Angioni, un grande scrittore e antropologo che questa sera ci avrebbe aiutato a capire un po' di più del momento che stiamo condividendo. Applauso a Guasila. E molti di voi, moltissimi, riconosceranno già sullo sfondo questo movimento che avanza e che rappresenta la comunità che questa sera ci ospita. Siamo a Isili. Qui è nato il poeta Pietro Mura, che poi si è trasferito a Nuoro, e lui era poeta e ramaio, perché l'arte del rame e la tessitura sono ad Isili le due forme di artigianato più importanti e più profondamente radicate nel tessuto storico e sociale. Negli anni 50, pensate che erano oltre 250 i telai in attività, è un censimento parziale, sicuramente erano molti di più, e c'era proprio questo suono che accompagnava chi passava nelle vie del centro storico e sentiva da una parte, noi lo sentiamo anche stasera in sottofondo, questo tocco che lavora il rame, l'oro rosso così descritto, ma anche chi muoveva sul telaio davvero le mani per creare. E dopo ci avvicineremo ovviamente in questi angoli allestiti che ci portano dentro la storia e la comunità di Isili. E siamo quasi alla fine di questo primo blocco, ovviamente non poteva mancare Laconi al racconto che stiamo andando a comporre, quasi come tanti tasselli di un unico mosaico. Laconi, la piccola Assisi dei Sardi, così è stato ribattezzato questo centro del Sarcidano,
e il nome deriverebbe dall'Accana, al confine, poiché segna un punto di passaggio tra il Nuorese e il Campidano. Anche qui la festa di Sant'Ignazio ovviamente ci chiama a raccolta ogni volta che il calendario ovviamente indica questo importante appuntamento, e si dice che l'Aconi sia da sempre meta di ospiti illustri e di visitatori. Addirittura si racconta che Leonora d'Arborea trascorresse lunghi periodi di villeggiatura nel castello di Laconi. Un applauso a questa giovane coppia di Laconi. Il primo blocco di amici che ovviamente ci regala uno spaccato di Sardegna sta per completarsi. Abbiamo ancora due formazioni. Una arriva dalla Gallura, in questo momento inquadrata, applauso per Luogo Santo, località ricca di storia e monumenti, frequentata da santi e religiosi. È un comune di 1822 abitanti, appunto situato nella regione storica della Gallura. La chiesa più importante del paese è Nostra Signora di Luogo Santo, edificata nel XIII secolo in forme romaniche, alla quale Papa Onorio III concesse il privilegio di avere in dote la Porta Santa. Civitas Mariana è anche il nome dell'associazione culturale qui rappresentata. Luogo Santo, la Gallura. Tanti chilometri per essere qui da noi questa sera. Uno sforzo sicuramente ripagato dall'affetto di tutti i presenti. Diceva che chiudevamo con Luogo Santo questo inserto primo e con Mamoiada. Applauso anche per la coppia di Mamoiada, roccaforte delle tradizioni popolari. Più tardi saranno con noi i Mamutones e gli Socadores, e in questo caso veramente fieri montanari, sempre ribelli alla prepotenza straniera. Così sono stati definiti gli amici di Mamoiada storicamente, mentre invece le donne di Mamoiada sono famose per la loro bellezza di impronta orientale. Così scriveva il Wagner nel 1907. E poi stiamo nell'ambito delle citazioni per Mamoiada con il dizionario Angius Casalis, che diceva che i mamoiadini sono gente laboriosa e religiosa. Quindi un applauso anche alla provincia di Nuoro, in questo caso rappresentata da Mamoiada. E con loro davvero chiudiamo questo primo inserto legato ai colori della Sardegna, e avete visto già quanta ricchezza abbiamo potuto portare in dote dentro questo evento, Bestiris e Prendas. Dicevamo le maschere tradizionali, gli abiti, il vestiario e i gioielli, ma anche le note, la musica di questa nostra terra e del territorio. Abbiamo voluto soprattutto privilegiare chi in quest'area di Sardegna ha modo di prodursi anche con la poesia delle note, con una voce che incanta e che affascina, quella di Mauro Azzeni, che sarà accompagnata da Gianluca Podda. Intanto un applauso forte forte per i nostri due amici. Vengo verso di voi perché voglio salutarvi da vicino. È un incontro che noi avevamo anche pensato in un modo, però a me piace l'informalità delle occasioni, soprattutto in un luogo come questo, che ci consente davvero di viaggiare liberi. Tra poco avremo anche i colori del tramonto e dentro veramente ospiteremo uno dei momenti alti di questa manifestazione. Che cosa ci regalate? Allora, faremo una corsicana variata. È una canzone che abbiamo preparato col maestro Luca Podda, che si intitola Cantone de Sospiseddos Campagnolos, del grande poeta Francisco Masala, Cicitu Masala per essere precisi. E noi vi facciamo un bel applauso e vi ascoltiamo. Grazie. Nei boschi rosignoli
quando spunta l'aurora, più bella ancora pari. Tu sei nata prima stella, tra lussoni e della luna, e sei rara e tanto bella, come te no bimbi una. E sei rara e tanto bella, come te no bimbi una. Sopra lo ponti all'occhiar della luna, di stelle in cielo non ti manca mancuna, lascia piangere a me stanotte, ma tu dormi, dormi. Fai la ninna e fai la nanna, lo tuo babbo alla campagna. Fai la ninna e fai la nanna, dormi tu cori di mamma. Cantate, ballate voi, scaso il ballo si sol vostro, scantana venere sol nostro, vamos a ballare noi. In questa stanca de che sa de mordego e de scrareo, hey! Cantate, ballate voi, scaso il ballo su sol vostro, cantana venere sol nostro, vamos a ballare noi. Alvore de cucagna, voi il vedri morisco, corruce dolde per un amo, rucola sperante, suli dolde ganna, e ruga il debro inca, e mi dolde galambra, e qual de mi liberta, e obiga il de venu, e trove al de giunco, capito il de festa, non subio qui in testa. Hey! Cantate, ballate voi, scaso il ballo su sol vostro, cantana venere sol nostro, vamos a ballare noi. Dindiridiridera, e dindiridera, dindiridiridera, e dindirida. Cu
custu e su che lu nostu si schiglia chitulana de su bunda sarvesti la manzanine ste nuge de albore sinena su olu bianche nietu de rondine su lena di carolo il pegrava su rulu de soscane su zoppo e zocca d'orcia di si vaghe sa domo sa oge de su bucu di conta la sosanno mamma de su sole, cantate, ballate voi, scasso il ballo su sol vostro, cantare a venere sol nostro, vamos a ballare noi, cantate, ballate voi, scasso il ballo su sol vostro, cantare a venere sol nostro, vamos a ballare noi, dindi di ridera e dindi di ridera. Vamos a ballare noi, vamos a ballare noi, vamos a ballare noi. Hey! Mauro Azzeni e Luca Podda, ancora un applauso, lo meritate assolutamente. E io vorrei a questo punto, vicino a me, il sindaco di Isili, Luca Piglia, un applauso forte, forte, forte. Grazie Giuliano, si sente? Si sente benissimo. Un saluto a tutti, benvenuti a Isili. Vi ringrazio per essere venuti. Ringrazio quanti hanno collaborato per l'organizzazione di questa manifestazione. Ringrazio te Giuliano, ringrazio Mario Corongiu, l'associazione Sinfonia, i dipendenti comunali e gli amministratori comunali che hanno collaborato, ringrazio anche tutti gli artigiani che hanno esposto, tutte le persone e le associazioni di volontariato che hanno dato una mano alla creazione di questo bel evento. Ringrazio anche i consiglieri regionali Michele Cossa e Sara Canu, i deputati Andrea Frailis, che facciamo un bel applauso perché sono tutti nelle prime file, credo che siano inquadrati in questo momento. Andrea Frailis, che tra l'altro è originario di Isili, Salvatore De Ida e tutti i colleghi sindaci e amministratori locali. Ecco, è impossibile ringraziare tutti, nominare tutti. Veramente un grazie di cuore, perché come hai detto tu Giuliano, questa manifestazione è un segnale di ripresa importante. Questo spettacolo si era interrotto per circa 12 anni, ecco, oggi si rinizia. Questa è la dimostrazione che questa comunità vuole riniziare, questa comunità e anche le comunità che hanno sfilato oggi sono vive. E ce lo hanno dimostrato oggi, quindi c'è una voglia di ripresa, e una voglia di ripartire magari anche con una determinazione superiore rispetto a quella che avevamo, e poi lo abbiamo fatto in questo scenario spettacolare. Questo è il simbolo di Isili, è il nostro monumento più importante, qui ci sono le nostre radici, c'è la nostra storia, c'è il nostro passato, quindi abbiamo anche deciso di farlo in un periodo particolare, la data non è casuale, a ridosso del solstizio. Il solstizio indica l'inizio dell'estate, l'inizio della bella stagione. Ecco, io mi auguro che questo sia l'inizio di una stagione più serena per noi, visto che abbiamo passato un periodo buio. Quindi io vi ringrazio, ringrazio tutti i gruppi e ringrazio tutte le persone che sono venute in questo nostro sito spettacolare. Grazie ancora. Volevo dirti una cosa, Luca, poi riprendiamo lo spettacolo. Voi avete fatto questa sera una cosa che va oltre la bellezza dell'evento che avete organizzato, perché avete in qualche modo dato forma al sogno che tutti noi coltiviamo da tempo. Forse è la prima volta nella vita di tutti che tutti coltiviamo lo stesso sogno, cioè tornare alla normalità, alla possibilità di toccarsi, di stringersi, di abbracciarsi. Secondo me ci stiamo arrivando pian piano alla fine di questo lungo
e doloroso periodo. Però credetemi che con questa manifestazione voi ci avete regalato il primo atto di questo secondo tempo, il primo sorriso che avevamo voglia di fare. Per questo vi siamo particolarmente grati per il coraggio e per la forza e la passione che avete messo nell'organizzare questo evento. Grazie davvero. Pian piano arriveremo alla normalità e questa è la dimostrazione. Grazie. Grazie davvero, grazie di cuore. Allora, mi stavo anche commuovendo perché, non so, siamo diventati tutti un po' più vulnerabili, sensibili e speriamo che da questo periodo che ci stiamo lasciando alle spalle, quello che possa restare da portare con noi è soprattutto il desiderio di ritrovarci e di stare più vicini da questo momento in poi. Così come vogliamo vicini adesso gli amici che sono venuti a far festa con noi. Riaccendiamo la musica e riapriamo idealmente le danze. Riprendiamo con Mandas. Mandas è un altro centro che ovviamente ci rappresenta e che idealmente ci rappresenta perché c'era, doveva esserci, poi io mi sono dimenticato che in realtà non doveva esserci più. Quindi facciamo lo stesso un applauso a Mandas, giusto per coprire questa mia brutta figura, e invece per abbracciare la comunità di Milis che ha risposto al nostro invito e che ci porta ovviamente il sentimento di una comunità che sorge nella provincia di Oristano. Anche grazie ad Eledda, così come Balzac e D'Annunzio, ha soggiornato a Villa Boiler, la residenza estiva della famiglia imparentata con i Savoia e luogo di incontro di numerose autorità del tempo. La bellezza di questo palazzo ha riacquistato l'antico splendore in tempi recenti e poi gli agrumeti, i frati camaldolesi che tanto hanno operato in questo territorio. E noi ringraziamo e facciamo un bel applauso davvero agli amici di Milis, con i quali riapriamo questo secondo inserto. E dopo Milis è la volta di Monastir, primo insediamento umano, risale al Neolitico, 3000 a.C., Emergenze archeologiche puniche e romane testimoniano che il territorio continuò a essere popolato anche nei millenni successivi. Nel Medioevo sorse l'abitato attuale ad opera dei monaci camaldolesi che, come vedete, in quel periodo hanno davvero seminato tante cose che sono rimaste nel tempo. Il nome Monastir per alcuni sembra che derivi dalla parola greco-bizantina che indicava un monastero, per altri muristeni che indica invece i posti dedicati alla sosta e al rifornimento dei viveri per i viandanti. Ecco gli amici di Monastir che indossano l'abito tradizionale di questa comunità. Ed è il Sulcis Iglesiente, ancora questa parte di terra ad essere rappresentata in questo momento da Narcao, centro protagonista e memoria storica dell'epopea mineraria del Sulcis. Il famoso villaggio minerario di Rosas, esempio di archeologia industriale divenuta attrazione turistica. Narcao è un paese del basso Sulcis, conta oltre 3000 abitanti e c'è questo territorio che si estende tra monti dalla forma giara coperti di macchia mediterranea, querce, boschi di pini ed eucaliptus. Un applauso agli amici di Narcao che stasera ci hanno onorato. Vedete anche la mantiglia dell'abito tradizionale che ci riporta davvero a quel territorio ed è uno degli elementi distintivi dell'abbigliamento tradizionale del Sulcis e dell'Iglesiente. E poi Nuoro, associazione folcloristica Santupredu, eccoli qua, avanzano gli amici di questa associazione. Nuoro, patria di Grazia dell'Edda, la città del Redentore, l'antico rione di Santupredu, il rione pastorale di Nuoro. E ovviamente c'è tutta la bellezza in questo abito, nelle danze che rappresentano, il discorso che portano avanti. Grazie, un applauso a Nuoro. E dopo Nuoro è la volta di Nuragus. Torniamo nel Sarcidano.
Nuoro in primo piano e Nuragus che avanza. Danny ospita anche la maratona Teleton per raccogliere fondi a favore della ricerca contro la distrofia muscolare e le malattie genetiche. Tanto cuore da parte di questa comunità. Gli amici del gruppo Valenza prendono il nome da una chiesa romana sita in località omonima. Un applauso agli amici di Nuragus. Abbiamo voluto dedicare questo inserto nel cuore della serata al Sarcidano, ospitando anche gli amici di Nurallao. Sulla strada per Isili si trova la chiesa campestre della Madonna della Strada, dove i fedeli vengono in visita tutto l'anno e l'11 di agosto si ritrovano per una festa che si protrae per 5 giorni. Nuradda era rinomata fino agli anni 50 anche per la produzione di calce, tegole e broccas, prodotti esportati ovunque. Applauso agli amici di Nurallao. Terra ospitale di pastori e tessitrici, ricca d'olio, di miele e di vino. Parliamo di Oliena, sullo sfondo in questo momento ai piedi del Nuraghe, Isparas, ed è Gabriele D'Annunzio a descrivere così Oliena dopo avervi soggiornato nel 1881 ancora diciottenne. La gente di Oliena difende con misura e schiettezza il suo rapporto con le tradizioni da sempre, con i suoi balli unici e peculiari, con questi scialli, davvero oggetto d'arte del ricamo e bellezza di questa comunità che sorge ai piedi del Corrasi. Applauso per gli amici di Oliena. Oristano nasce sugli stagni e forse il suo nome significa stagno d'oro. È una città che dorme accarezzata dall'acqua, indolente e persa tra i sogni delle case. Così venne descritto questo luogo, capoluogo di provincia, che ovviamente ogni anno da secoli anima tutta la comunità e noi che andiamo a visitarla con la Sartiglia, davvero laddove si mescolano elementi della tradizione più antica. Un applauso fortissimo per gli amici di Oristano. La baronia, davvero bestirisa e prendasi, anche un viaggio in Sardegna. Eurosei sorge sull'omonimo golfo ai piedi del monte Tuttavista. Mare turchese, spiagge bellissime, poli di attrazione questi per i tanti turisti e visitatori che affollano questa località. È il santuario della Madonna del Rimedio, che ospita la festa ai primi di settembre, venne descritto anche dalle pagine di Grazia Deledda. Grazie davvero agli amici di Orosei. E poi Orroli, situato alle pendici dell'altopiano basaltico di Franemuru. Siamo sempre nel Sarcidano, profonde e spettacolari gole in cui scorreva il Flumendosa sono in gran parte sommerse dall'omonimo lago artificiale. Il lago Mulargia davvero è uno degli elementi di questo territorio, del territorio di Orroli, che indossa anche le necropoli a Domus Deianas, una civiltà nuragica anche lì fortemente riemersa, ha lasciato le sue tracce e oggi ne sono testimonianza davvero questi monumenti della storia. Grazie agli amici di Orroli. Quarto è un grazioso paese sotto posto in pianura che si sdraia civettuolo su un tappeto di verzura tra le acque vive del mare e quelle morte degli stagni vicini. Parliamo di Quartu Sant'Elena. Fu Enrico Costa a descrivere così questo luogo, una città dal volto moderno in cui pulsa ancora un cuore antico. Vedete davvero la bellezza dell'abito, i gioielli, i dettagli. Grazie agli amici di Quartu Sant'Elena. Siamo quasi alla fine di questo secondo inserto ed è la volta di Sadali, definito il paese dell'acqua, ma anche un po' il paese nell'acqua, centro della Barbagia di Seulo, con territorio che offre varietà di paesaggi. La cascata di San Valentino, ecco perché c'è un po'
questo simbolo e poi la storia anche rappresentata dagli amici che indossano col vestiario tradizionale il valore delle tradizioni. Grazie agli amici di Sadali. È la volta di Samassi, compagine significativa. Il nome Samassi è attestato già nel 119. Un colle del centro storico spicca un gioiello architettonico romanico, la chiesetta di San Geminiano, Santo Millano, che sorse su un edificio bizantino del X secolo. Eccolo qua il quadro che va a comporre la comunità folclorica di Samassi, che stasera ci offre anche questo bel primo piano di Romina e di tutti coloro che con lei stasera rappresentano questo centro non lontano da qui. Grazie a Samassi. E chiudiamo con Samugheo, questa parte rappresentata dall'abito tradizionale tra i più apprezzati, descritti, fotografati della Sardegna. Eccolo qua, questo inserto di bellezza, di colori. Samugheo davvero ha anche queste abili mani che su telai secolari hanno intrecciato tappeti arazzi splendidi per colori, disegni ed esecuzione. E ovviamente abbiamo visto le maschere in apertura e poi anche qui abbiamo le danze peculiari come Sorrosciada, solo ed esclusivamente rappresentate in questa comunità vicina al luogo che stasera ci ospita. Un applauso per Samugheo. Grazie davvero anche agli amici di Samugheo. E come vedete, la complicità della sera ci sta già proiettando dentro quel quadro che vogliamo costruire con la complicità della bellezza del luogo che ci ospita e che vedrà qui sfilare le maschere della tradizione sarda e in chiusura anche quelle di Mamoiada. Abbiamo adesso Andrea Puddu che con alcuni minuti ci porta dentro il suo racconto musicale e con Andrea voglio ringraziare anche l'associazione culturale Simponia che ha operativamente collaborato alla realizzazione di questo evento. E Andrea ci crea proprio il preludio per l'ultimo inserto degli abiti della tradizione e subito dopo sarà la volta dei carnevali di Sardegna. Andrea Puddu. Thank you.
Applauso per Andrea Puddu. E vedete già sullo sfondo, alla sinistra del Nuraghe Sparas, avanzare le maschere di Siurgus Donigala, i scruzzonis, travestimenti e riti ancestrali che esprimono la cultura pastorale di tempi lontani e raccontano la storia dei luoghi. Guardate la meraviglia di queste immagini, con i colori della sera che cominciano a disegnare un profilo prezioso per questa nostra manifestazione. Stiamo entrando davvero nel vivo, nella bellezza del nostro racconto. Dalla credenza popolare contadina e pastorale del territorio di Siurgs Donigala emerge un essere mitologico denominato Suscruzzoni, e nel suo travestimento questa maschera è caratterizzata da elementi che nel loro insieme rappresentano il serpente mitologico. Facciamo un bellissimo applauso agli amici di Siurgs Donigala che hanno voluto veramente regalarci la loro presenza. Eccoli qua. Mi avvicino? Le diverse fonti lo descrivono come un serpente dalla forma piatta, tozza, talvolta spropositata, che quando si sente in pericolo si ripiega su se stessa. Gli scruzzonis si muovono su una sola fila in maniera sinuosa, in direzione casuale, ad imitazione di un serpente che ogni tanto si raggomitola su se stesso e rimane fermo finché non viene disturbato. Se si indispettisce, simula un attacco oppure cerca di fuggire. Queste figure si ispirano al mondo agropastorale di Siurgs Donigala e, come vedete, indossano anche una maschera realizzata in legno di pero selvatico. E come vedete in questo momento, anche dalle nostre immagini, i profili davvero spiccano in questo spazio meraviglioso che stasera ospita Bestirse Prendas e che Isi li ha messo a disposizione di tutti. Si congedano le maschere di Siurgs Donigala con un applauso da parte di tutti i presenti. Grazie davvero. Anche a voi per essere stati qui. Noi adesso andremo ancora un po' più spediti perché davvero vogliamo vivere questo passaggio della sera con tutte le emozioni che ci riserva, e grazie davvero per essere stati con noi, anche ai piccoli di Siurgs Donigala che hanno voluto già fin da ora essere partecipi di questo racconto. Allora, io vedo già pronti gli amici che animeranno l'ultima parte di questo incontro. Dalle immagini che Sardegna Live sta trasmettendo in diretta,
Davvero sto vedendo uno spettacolo che tanti di voi lontani da qui in questo momento stanno vivendo insieme a noi. Ma io chiedo a chi fa le fotografie, sono disposto a pagare una cifra, immortalatemi in questo momento perché io voglio un'immagine col mio nuraghe dietro, perché non mi capiterà mai più una cosa del genere. Mi metto in posa, fotografatemi, applauditemi. Ovviamente scherzo, era anche per creare un sipario naturale tra quello che abbiamo visto e quello che andremo a vedere. È partito ancora una volta il commento musicale di Marino De Rosas e iniziamo con San Nicolò d'Arcidano. Applauso. Ecco qui San Nicolò d'Arcidano, paese situato nella piana del Campidano tra le province di Cagliari e Oristano. Questo territorio che produce pomodoro e uva per fare il buon vino. A 8 chilometri c'è il massiccio del Monte Arci. Questa è una bellissima fotografia di San Nicolò d'Arcidano. Come vedete a destra la nostra Gigliola è infaticabile come sempre. Applauso per San Nicolò d'Arcidano. Avanza San Nicolò per lasciare spazio a Sant'Antioco, centro del Sulcis, un documento esclusivo sul santo martire Antioco. Un manoscritto del 1466 trovato in un archivio a Torino rivela che la festa del patrono è nata prima della scoperta dell'America. Un documento che sposta di fatto di 54 anni il numero delle sagre storicamente accertate in onore del martire sulcitano. Eccole qua le amiche di Sant'Antioco alle quali facciamo un bellissimo applauso, così come estendiamo il pensiero a tutto l'arcipelago sulcitano, davvero un luogo di bellezza. E poi Sardara, intanto vediamo l'arte del ramaio in questo momento inquadrata vicino a questo carretto che fa veramente da cornice e crea un angolo coreografico e scenografico insieme di questa manifestazione. Sardara è posta ai confini tra le province di Cagliari e Oristano, è un centro storico interessantissimo da ammirare, le case campidanesi con i loro caratteristici portali. Applauso per Sardara. Proseguiamo con Sassari, capoluogo di provincia e seconda città della Sardegna, una città ricca di tradizione, di storia, i candelieri, la cavalcata sarda, quante occasioni per entrare davvero nel racconto della tradizione. E qua vedete anche le diverse parti dell'abbigliamento tradizionale, la coppia che indossa quella del ricco massaio con la sopraveste di pelle naturale, poi la donna in rosso, e insomma diverse parti dell'abito tradizionale che sono frutto di una ricerca importantissima che ha dato a Sassari il valore del suo passato anche sotto l'aspetto dell'abbigliamento tradizionale. Un applauso di cuore agli amici di questa città e a San Nicola, a cui loro danno il nome, che è anche il patrono della città di Sassari. E dopo Sassari ci spostiamo dall'altra parte dell'isola con Selargius, che affonda la sua storia nelle radici di tempi lontanissimi. Il primo nucleo urbano sorse intorno alla chiesa medievale di San Giuliano, ed ecco qua gli amici di Selargius, un'associazione culturale importante. Anche qui ovviamente vedete i gioielli in primo piano che danno forza, colore e luce all'abito tradizionale selargino. Grazie davvero agli amici di Selargius. Procediamo un pochino più spediti, ma perché vogliamo vedere tutti con la luce di questo giorno che pian piano si spegne per dare spazio alla sera prima della notte, ed è Sennori protagonista di questo incontro. Vedete questa alternanza fra il nord e il sud della nostra regione, la Romangia. Sennori è uno degli abiti tradizionali più apprezzati, più applauditi, più ritratti. È un centro ricco di olivi e ruderi romani medievali, e il costume di Sennori è davvero stato indossato anche dalla regina Margherita di Savoia in occasione della sua visita nel 1899, proprio in occasione di una cavalcata storica che è veramente rimasta
ferma nell'immagine della storia. E poi Senorbì che non c'è, Serri, vi chiedo scusa. Ecco Serri di nuovo al centro della scena, ancora il Sarcidano, santuario nuragico di Santa Vittoria. Davvero questo territorio abitato ci ha ripagato di un passato lontano grazie a questo riemerso che ci porta alla bellezza del nostro passato. Grazie davvero agli amici di Serri. Settimo San Pietro sorge a 13 chilometri da Cagliari, conta quasi 6.000 abitanti, origine romana, e anche il nome che indica la distanza del percorso che da Cagliari conduceva a Porto Torres. La chiesa di Settimo San Pietro e poi questo campanile, il più alto del Campidano. Guardate la bellezza dell'abito tradizionale di Settimo San Pietro, dei suoi gioielli, e l'importanza di questa associazione che indossa capi originali, che è riuscita a collezionare, a rimettere insieme dal tempo, che evidentemente non ha perduto in questo caso la sua parte migliore. Un applauso forte per Settimo San Pietro. Siurgus Donigala, abbiamo applaudito poc'anzi la maschera di questo centro, e adesso l'abito tradizionale. Parliamo dell'Alta Marmilla. L'attuale comune fu costituito nel 1927 dall'unione di Siurgus e Donigala, fino a quel momento località autonome e distinte. C'è un nuraghe al centro del paese, ben conservato, che riunisce Siurgus e Donigala. Su nuraghi. Applauso per gli amici di Siurgus Donigala. Ancora poche località, ma come si dice sempre, il meglio deve ancora venire, perché ogni realtà davvero ci rivela un aspetto di questa terra. Ed ecco Sorgono, graziosamente annidata tra i pendii boscosi di Rimpetto, o magica piccola città, termine e ganglio di tutte le strade nell'interno dell'isola, graziosa Sorgono. È la definizione di questa capitale, la capitale del Mandrolisai. Un applauso forte di Sorgono, e fu il Valeri a descriverla in questo modo che vi soggiornò. E da Sorgono a Tonara il passo è breve, anche dal punto di vista dei chilometri che separano queste due località. Comunque Tonara è un paese pittoresco e gentile, che dai suoi 1000 metri offre panorami incantevoli. Così scrive Marcello Serra in Mal di Sardegna. Ecco uno spaccato, e anche qui vediamo Massimiliano Rosa, altro cultore della nostra tradizione, della nostra lingua, attento osservatore, anche qui ha avuto modo di dettare i particolari per quel che riguarda l'abito tradizionale di Tonara. Applauso forte. E dopo Tonara è la volta di Uras, il campidano di Uras, dispensatore di cereali, di frutta, di un gagliardo vino rosso e di bestiame. Il paese sta sotto il Monte Arci, un vulcano spento che fornì l'ossidiana alle popolazioni preistoriche. Una bellissima immagine anche quella che ci offre Uras, con questo bel volto che ci porta veramente alla fierezza dei nostri anni e delle persone che sanno indossarli con orgoglio. Grazie davvero agli amici di Uras. Uta precede Villa Urbana e Villa Novatulo nel nostro racconto, ma quando parliamo di Uras abbiamo subito un'immagine, quella della chiesa di Santa Maria, risalente al XII secolo, che è un eccezionale esemplare di architettura romanica dichiarato monumento nazionale. La Proloco di Uta, molto attiva anche sul piano delle tradizioni, organizza eventi maestosi e anche un festival internazionale che chiama a raccolta le culture del mondo. Grazie agli amici di Uta. Ed è la volta di Villa Novatulo. Avanza Villa Novatulo e Villa Urbana è pronta, e fra poco applaudiremo anche loro in chiusura di questo racconto. Siamo ancora nel Sarcidano,
Villanova Tulo sovrasta la valle del lago del Medio Mendoza alle pendici del boscoso colle di San Sebastiano. Benvenuto Lobina è nato in questa località, la chiesa di San Giuliano, il nuraghe Adoni, i murales che affrescano le pareti dell'abitato. E ovviamente l'impegno di questa associazione, come vedete, è formata anche da giovani. Un abbraccio a tutta Villanova Tulo. Abbiamo già anticipato, in questo caso, Villa Urbana, la città non solo del pane, quello è anche un momento a cui si dedica una sagra rinomata, però è città ricca d'arte, di storia, di memoria, di tradizioni, le danze di Villa Urbana. Ti sembra di ballare con loro al solo sguardo. E poi davvero la forza di questa associazione di giovani che da oltre 10 anni ha saputo davvero rimettere insieme le parti di un racconto con serietà e valore. Quindi ci fa davvero piacere stasera chiudere con voi le pagine di un racconto che ha voluto così affrescare di memoria e di bellezza le pagine della nostra storia. Grazie davvero a Villa Urbana. E io vedo già inquadrato in questo momento sul lato destro del nostro nuraghe un gruppo di 5 amici. Sicuramente adesso daranno suono agli strumenti che accompagnano anche il carnevale di Gavoi, e quindi con loro entriamo proprio in questo spirito finale di manifestazione che abbiamo voluto dedicare ai carnevali tradizionali di Sardegna. Avanzano i Tumbarinos di Gavoi e con loro ci immergiamo idealmente nel carnevale di questa meravigliosa comunità. E i suoni del carnevale di Gavoi, dei Tumbarinos, ovviamente attraversano adesso la nostra ampia platea che ha voluto stasera davvero regalarsi questo primo ritorno alla normalità anche attraverso questo evento organizzato a Isili. Tra poco avrò vicino a me Mario Corongiu, che davvero potrà non solo ringraziare tutti coloro che gli hanno dato una mano, ma anche e soprattutto davvero regalarci questo gioco di una bellezza che da qualche anno, lo abbiamo detto prima col sindaco Parecchi, ha trovato dimora nella comunità che tu abiti e che questa sera rappresenti anche attraverso con questa iniziativa. Un applauso a Mario Corongiu. Grazie Giuliano, soprattutto colgo l'occasione per ringraziare tutti gli amici che sono venuti da ogni angolo della Sardegna per ripartire, per rinascere, per tornare alla normalità. Dopo 2 anni di dolore, lo possiamo dire, tutti abbiamo avuto delle disgrazie, abbiamo avuto dei malumori,
c'è chi ha perso il lavoro, c'è chi non ha lavorato proprio. È tempo di ripartire. Questa vuole essere la dimostrazione che possiamo farlo. Ringrazio tutte le associazioni che hanno partecipato, che hanno collaborato con noi, soprattutto l'amministrazione comunale che ha voluto fortemente questa manifestazione. Grazie a tutti voi, grazie Giuliano, all'anno prossimo. Mario, dopo ti voglio con me nelle battute finali, perché sono sicuro che qualcuno ancora possiamo ringraziare. Un momento atteso, attesissimo. I Mamutones sono un'immagine simbolo della Sardegna, della sua ricchezza antropologica, un dibattito che polarizza una vasta attenzione, che genera studi e ricerche, ma che non è importante spiegare. Sono un vissuto, uno stato d'animo, un trasporto emotivo, sono un incedere che incalza, un ordine cadenzato, un suono sordo che taglia netto il ritmo, lo rinforza, lo attraversa. A Mamoyada, e tra poco i Mamutones e gli Socadores saranno qui, non vi racconteranno mai che cosa sono i Mamutones e gli Socadores. Vi mostreranno il volto della loro storia, ostenteranno la forza, il fascino, la suggestione, vi indicheranno la via del mistero che li avvolge, senza tempo, come una risposta del tempo. Sapete come abbiamo voluto preparare l'ingresso dei Mamutones e degli Socadores? Con questa parata di cavalli e cavalieri che precede l'evento. Vi chiedo di liberare lo spazio per ovvie ragioni e di non applaudire, perché i cavalli non dobbiamo innervosirli, lo faremo dopo al termine, ma mi fa veramente piacere che anche questo momento che non avevamo annunciato possa trovare per i vostri occhi una facile dimora. Cavalli e cavalieri e amazzoni di Sardegna aprono questo scorcio del prefinale in maniera semplice, informale, e ci ridà un altro aspetto di questa Sardegna, i viaggiatori che hanno varcato il nostro confine nell'Ottocento, nei primi decenni del Novecento, hanno sempre descritto i nostri costumi, ma anche le manifestazioni che attraverso l'impiego dei cavalli, tutto quello che poteva essere dimostrato con loro, le manifestazioni religiose, quelle legate alle feste paesane, potevano avere in qualche modo di offrire. Quindi l'ardimento dei giovani, la bellezza delle donne che con coraggio ovviamente avevano modo davvero di proporre, come in questa occasione, la loro bellezza in questo scatto in movimento. Immaginate in questo momento anche chi da casa vede queste immagini, che spettacolo e quale gratitudine può esprimere nei confronti di Isili e di questa comunità che ha fortemente voluto organizzare ancora una volta Vestiris e Prendas in occasione della rinascita, della ripartenza di tutti. È uno dei primi eventi organizzati in tutta la Sardegna. Trasmesso in diretta. Era proprio una piccola rappresentanza di cavalli, cavalieri amazzoni, e adesso possiamo fare un bel applauso, adesso sì. Volevo evitare prima per non innervosire. Io volevo ringraziare anche voi che avete ovviamente con i lavori della tradizione isilese, della nostra cultura, animato anche quelli che sono stati i giochi delle nostre telecamere. Vi abbiamo guardato da vicino, abbiamo apprezzato ovviamente la testimonianza che avete voluto offrire in questa serata. Ho già parlato di loro e allora non ci resta che applaudirli. Mamutones e i Socadores di Mamoyada, gruppo Azzeni.
Dietro la maschera si nasconde l'identità di un popolo che attraverso la maschera si identifica. Ecco, c'era questa sosta perché, come vedete, ovviamente noi possiamo governare le persone, con i cavalli ci viene un po' più difficile, però vedete inquadrati in questo momento alla nostra sinistra, alla sinistra delle nuraghe, ancora delle coppie a cavallo con gli abiti tradizionali, e quindi ovviamente questo davvero è un supplemento a quello che abbiamo poc'anzi raccontato. Ecco, ovviamente c'è questa immagine bellissima che le telecamere di Sardegna Live stanno catturando in questo momento, e ovviamente con questa luce noi vogliamo dare anche spazio allo spettacolo degli amici di Mamoiada. Ed era proprio nelle intenzioni dell'organizzazione arrivare esattamente a quest'ora della sera per offrire lo scenario migliore di questi colori, che ovviamente avranno modo di ingentilire il racconto. Ecco il passaggio ancora, credo, degli ultimi cavalli, dei cavalieri delle Amazzoni, per lo più in rappresentanza del territorio, ma come avete visto non solo. E forse adesso ci siamo davvero, come un'emozione che nasce alle spalle del nuraghe, vedrete adesso fiorire la bellezza di Mamoiada e delle sue maschere tradizionali. Applauso e poi silenzio. Ovviamente vogliamo creare l'attesa, ma ecco che qualcosa si muove all'orizzonte.
E questo primo applauso ovviamente è il saluto che noi vogliamo rivolgere ai Mamutones e agli Socadores di Mamoyada, gruppo Azzeni, che non finiscono qua perché ci regalano ancora uno spaccato nel finale, ma vorrei far sentire a loro l'applauso più bello di tutta Isili e di tutti coloro che ci hanno raggiunto. Davvero vorrei nel finale un secondo il sindaco e Mario per davvero dare il saluto e l'arrivederci al prossimo anno, perché questa è una manifestazione che dovrà ritrovare una sua continuità. E chiudere con voi questa sera, secondo me, e così come aprire con gli amici di Samugheo e con tutti gli ospiti che hanno caratterizzato questo evento, ha dato veramente la spinta giusta a questa comunità per credere e ancora e di più a questa iniziativa che veramente ha trovato il plauso di tutti. Se il sindaco viene da una parte e Mario dall'altra, vieni Mario, così posso un attimino salutare. Credo che vogliate soprattutto ringraziare a questo punto del nostro incontro. Sì, ringrazio tutti i presenti, ringrazio soprattutto le associazioni locali che hanno fatto un grandissimo lavoro. Questa è la dimostrazione che la nostra comunità e anche le comunità che hanno partecipato a questa manifestazione vogliono ripartire. Quindi è un segnale deciso, un segnale forte. Grazie a tutti per la partecipazione. Mario. Che altro aggiungere? Le parole del sindaco, un ringraziamento anche a tutto il pubblico che oggi è convenuto qua. Abbiamo cercato di fare tutto quanto rispettando le norme anti-Covid, sperando che l'anno prossimo non ci sia più. Questo è un augurio per tutti. Grazie, grazie di nuovo, arrivederci. Volevo in chiusura soltanto completare i ringraziamenti perché siamo ospiti in questo spazio della cooperativa Saffrontissa, che gestisce ovviamente il complesso nuragico, e venite a visitare anche il museo Marate, rame, tessitura, tutta quella che è la storia di questa comunità la vivete anche attraversando le vie del centro storico, le chiese, le bellezze che Isili offre in tante sue declinazioni. Grazie davvero di tutto. Chiudiamo con i Mamutones e gli Socadores di Mamoyada, gruppo Azzeni. La storia questa sera l'abbiamo fatta noi. Grazie di tutto.
Grazie davvero agli amici di Mamoiada. E allora facciamo un finale a sorpresa, perché questa sera mi è venuta voglia di cantare, quindi voglio cantarmi una canzone per congedarvi, ma anche per salutare gli amici che ci hanno seguito da casa, mi auguro numerosi, e quindi approfitto anche per ringraziare tutto che ancora una volta ci ha assistito tecnicamente nel migliore dei modi. E personalmente voglio anche ringraziare Andrea Vadilonga delle produzioni artistiche Vadilonga, che mi è stato particolarmente vicino in questa occasione. Ho una sorpresa per voi, perché su questa canzone entrerà una voce bellissima che stasera è venuta a trovarci, e allora io le ho detto: noi due dobbiamo cantare la nostra canzone. Quindi l'applauso è per Laura Spano, Sonos de Maia. Arrivederci in musica, evviva Isili, evviva la Sardegna! Sono casa mia, i sorrisi della gente, affetto e allegria, danze e colori, impronte d'amore nell'anima. Terra in compagnia. Grazie di tutto, arrivederci al prossimo anno. Grazie davvero, grazie Laura. Grazie di cuore. Sugli occhi di cristallo come il mare riflettono la luna, sognano le onde, in ogni angolo sei paradiso, terra mia.